Possiamo cominciare? Sì. Grazie. Come sapete, nel pomeriggio una delegazione dell'ANCI, qui ci sono alcuni sindaci che con me hanno composto la delegazione, si è incontrata con il governo, segnatamente nelle persone del ministro Delrio, del sottosegretario Patroni Griffi, del viceministro Baretta e del segretario generale della Presidenza del Consiglio Garofali. Questo incontro fa seguito all'incontro che si era avuto il 7 agosto scorso con il Presidente del Consiglio e una delegazione del Governo, in allora il Ministro Delrio, il Ministro Saccomanni e il Ministro Franceschini. Il 7 agosto scorso, in quell'occasione, a conclusione dell'incontro, il Presidente del Consiglio disse in modo esplicito che il Governo intendeva aprire una stagione nuova nel rapporto tra comuni e Stato e che questo rapporto nuovo si sarebbe tradotto da un punto di vista di metodo nell'attivazione di un confronto permanente con l'ANCI e rappresentanti degli enti locali, in ragione tale che le principali misure che via via si debbano assumere possano essere condivise. E da un punto di vista sostanziale il Presidente del Consiglio disse che in ogni caso era consapevolezza del Governo che si dovesse mettere in campo una stagione nuova senza determinare ulteriori sofferenze per i comuni, che tradotto in modo ancora più esplicito voleva dire senza ulteriormente ridurre le risorse a disposizione dei comuni, stante che negli ultimi 12 anni quelle risorse sono state costantemente ridotte. Ho ricordato l'incontro del 7 agosto e queste due conclusioni di quell'incontro perché sono state richiamate entrambe in apertura del nostro incontro dal Ministro Delrio, riconfermando che è intenzione del Governo proseguire in una costante azione di concertazione con l'ANCI relativamente a tutti i temi che riguardano ovviamente i comuni e al tempo stesso che le misure che si devono andare ad assumere non possono essere misure in pregiudizio delle risorse e dell'autonomia degli enti locali. Noi ovviamente prendiamo atto ovviamente con soddisfazione della reiterazione di questo impegno, ovviamente quello che ci attendiamo è che questo impegno poi puntualmente si realizzi nei comportamenti concreti. Oggi, in coerenza con questo impianto, abbiamo avuto appunto un incontro dedicato a un confronto su temi che stanno più direttamente sul tavolo, che è il tema dell'IMU e più in generale il tema della fiscalità locale. Noi abbiamo avanzato le nostre proposte in merito, che richiamo rapidamente. La prima questione che abbiamo posto è che in ogni caso non vi siano più riduzioni delle risorse a disposizione dei comuni. Questa questione che noi poniamo ha due espliciti corollari. Il primo è che chiediamo l'intera copertura da parte dello Stato degli introiti che erano previsti per i comuni nel 2013 e in secondo luogo che non vi siano ulteriori tagli di spending review o di altra natura nel 2014. Perché consideriamo che dopo 12 anni in cui i comuni sono stati gravati anno dopo anno di costanti e continue riduzioni, si sia giunti a un punto limite, oltre il quale qualsiasi riduzione delle risorse disponibili pregiudica la possibilità per i comuni di erogare i servizi fondamentali ai cittadini che noi attualmente eroghiamo. Seconda questione che abbiamo posto riguarda specificatamente l'IMU.
abbiamo riproposto le questioni che già altre volte abbiamo evocato, e cioè la necessità di garantire ai comuni la compensazione delle risorse compensative sull'IMU 2012, compensative tra lo stimato e l'effettivamente incassato, una compensazione che è di circa 700 milioni di euro, e abbiamo ribadito che chiediamo che lo Stato si faccia garante della copertura di tutto l'introito IMU 2013, sia mettendo a disposizione dei comuni le risorse per restituire alla tesoreria le somme ottenute dalla tesoreria in anticipazione della prima rata, e sia le risorse che i comuni avrebbero dovuto introitare con la seconda. Questo al netto di qualsiasi discussione su quale deve essere il destino dell'IMU. Nell'ANCI ci sono posizioni ovviamente differenziate su questo tema, essendo l'ANCI un'associazione che riunisce gli 8.000 sindaci italiani appartenenti a ogni schieramento politico e espressione di molte diversificate coalizioni di governo locale. Ci sono nell'ANCI sia coloro, e sono molti, che ritengono che sarebbe auspicabile un mantenimento parziale dell'IMU e non il suo superamento totale, ma ci sono anche sindaci che invece sostengono il superamento totale dell'IMU. Quindi non sta all'ANCI entrare nel merito di questa scelta, che è una scelta del governo. Ma quale che sia la scelta che il governo farà, sia che decida di rimodularlo, sia che decida di superarlo totalmente, noi diciamo questo non deve avvenire a scapito dei comuni. E quindi l'introito che era previsto nel 2013 da IMU, i comuni lo devono avere comunque. Se non lo hanno dai contribuenti, deve essere lo Stato a provvedere. Anche perché sarebbe assurdo che, avendo lo Stato deciso di sospenderla e forse di abolirla, il conto lo debba pagare qualcun altro. Chi lo decide si fa anche carico, ovviamente, di ritrovare le risorse compensative in ragione tale che i comuni non siano penalizzati. Terza questione che abbiamo posto è un tema che già investe non solo il 2013 ma il 2014 e più in generale la prospettiva della finanza comunale. Noi chiediamo che le decisioni che si assumono in queste ore siano l'inizio di una stagione di federalismo fiscale che riconosca in modo chiaro e esplicito ai comuni una autonomia fiscale e tributaria, indicando e definendo quali sono i tributi propri ed esclusivi di cui i comuni possono avvalersi. Tributi propri ed esclusivi che naturalmente devono essere aggiuntivi rispetto alle risorse che i comuni ricevono dai trasferimenti statali. Quarta questione che abbiamo posto riguarda la service tax o imposizione locale sui servizi locali, imposta sui servizi locali, tema che, come sappiamo, anche questo sta nell'agenda della discussione di queste settimane. Anche su questo non è che noi abbiamo una posizione a priori o favorevole o a priori contraria. Diciamo però che un tributo nuovo di questa natura ha bisogno di essere definito tenendo conto di tre criteri: l'equità, non contravvenendo al principio della progressività fiscale stabilito in Costituzione, la sostenibilità, ed è necessario che nel momento in cui si ipotizza un tributo di questo genere si abbia chiaro qual è concretamente, anche con delle simulazioni quantitative, qual è, diciamo, l'incidenza sui redditi delle famiglie e delle persone, e la sua compatibilità tecnica nei tempi di adozione. Noi noi riteniamo che non sia praticabile l'idea di adottare la service tax già
in questo fine di 2013, perché l'adozione di un tributo nuovo ha la, diciamo, una complessità di definizione che richiede certi tempi, certe simulazioni, certe verifiche che mal si conciliano con il decidere questa cosa in poche settimane. Quindi anche su questo tema sta al governo decidere se si debba o non si debba adottare un tributo di questo tipo. In ogni caso noi riteniamo che se ci si orienta nella direzione di adottarlo, lo si debba adottare a partire dal 2014. Infine, noi riteniamo che per l'insieme dei temi che sono stati richiamati, il termine di presentazione dei bilanci comunali al 30 settembre, così come il termine di restituzione delle anticipazioni di tesoreria della prima rata IMU, che anch'esso era fissato al 30 settembre, debba essere travalicato. D'altra parte, se, dico se perché soltanto domani sapremo qual è la decisione formale, se domani il Consiglio dei Ministri adotta un decreto, quel decreto avrà 60 giorni di tempo per essere approvato, il che vuol dire che i suoi termini di approvazione scadranno il 28 di ottobre. Non ha nessun, è contraddittorio chiedere ai comuni di approvare il bilancio entro il 30 settembre quando è in corso al Parlamento una discussione su temi che incidono direttamente sulla formazione dei bilanci. E quindi abbiamo sottolineato la opportunità di della definizione di una data sia per la presentazione dei bilanci sia per la restituzione delle anticipazioni di tesoreria che vada oltre il 30 di settembre. Questa questione peraltro è particolarmente necessaria per alcuni comuni, dalla città di Roma in poi, che hanno votato alla fine di maggio e che quindi hanno avuto dal loro insediamento ad oggi pochissime settimane per, diciamo, elaborare i bilanci. Queste sono le cose che noi abbiamo posto, di queste cose il governo ha preso atto, naturalmente non su tutte queste questioni ci è stata data una risposta. D'altra parte noi non pretendevamo di avere oggi risposte esaustive a tutte queste questioni. Siamo tutti consapevoli della complessità del dibattito che in queste ore, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo politico, si sta svolgendo su questa materia. Le risposte ce le attendiamo dal Consiglio dei Ministri di domani. Oggi abbiamo avuto alcune risposte che però riteniamo importanti. Una prima risposta è stata relativa alla copertura di IMU 2013, ci è stato assicurato che in ogni caso lo Stato si farà carico di garantire ai comuni l'intera copertura del gettito IMU 2013 e questo corrisponde ad una questione che noi avevamo posto e naturalmente riteniamo questo una prima acquisizione importante. La seconda cosa riguarda la Service Tax, è aperto un dibattito, come sappiamo, nel governo, nella maggioranza, non è ancora arrivato alle sue determinazioni finali, in ogni caso ci è stato assicurato che modalità, tempi, criteri di un'eventuale adozione di questo tributo saranno discussi con noi e convenuti con noi e non saranno frutto di un atto unilaterale del governo. E anche questo noi lo consideriamo importante perché trattasi di materia particolarmente sensibile che è giusto condividere e ci sia una disponibilità del governo alla condivisione, ci pare importante. Terzo, il governo ha accolto la nostra richiesta a una dilazione uno spostamento termini del 30 settembre, quindi il governo valuterà quale debba essere la data più congrua, ma in ogni caso il decreto di domani dovrebbe contenere l'indicazione di un nuovo termine sia per la presentazione dei bilanci e sia per la restituzione delle anticipazioni di tesoreria. Sulle altre questioni, ovviamente il governo ha preso buona nota delle questioni che noi abbiamo posto e saranno oggetto naturalmente del proseguimento del confronto tra l'ANCI e il governo nelle prossime settimane, anche perché al di là del decreto e della materia che il decreto regolerà nelle prossime ore, immediatamente dopo o
occorrerà affrontare la discussione sulla legge di stabilità e sul patto di stabilità, e quindi diciamo non mancheranno altri appuntamenti di confronto tra l'ANCI e il governo. In questa chiave il ministro Delrio ci ha anche annunciato che intende nelle prossime settimane convocare la Commissione per la Finanza Centrale per la Finanza Locale, che è la sede istituzionalmente predisposta con la presenza di comuni, province, regioni e governo alla definizione dei criteri e delle scelte fondamentali in materia di finanza locale e di fiscalità locale. Questo è quanto. Se ci sono domande o questioni, siamo a vostra disposizione. Tutto è chiaro e limpido. Bene, grazie.